Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, buona domenica e bentornati sul canale con un nuovo episodio delle news della settimana. Un episodio questo che ha rischiato di non esserci perché per questa settimana praticamente c'è stato il silenzio assoluto per quanto riguarda le 1-6, fino a quando venerdì mattina se ne è uscita uno studio in collaborazione con Hot Toys che ha finalmente rivelato questo magneto che vedete sullo schermo. Magneto che era già stato annunciato, era già stato fatto un tease ormai qualche mese fa insieme a Thor, che io sto ancora aspettando con grande hype. E poi il giorno prima, se non mi sbaglio, era stato fatto un altro piccolo tease era stato fatto vedere l'elmo di Magneto, che quindi annunciava che sarebbe stato annunciato, svelato nell'immediato, insomma, qualche momento dopo. Eccolo qui. Quindi, come possiamo vedere già sul sito di Hot Toys, questo è l'head sculpt. Sembra davvero ben fatto, come tutti i prodotti Hot Toys e in questo caso uno studio. Vi ricordo che già siamo in attesa di Wolverine, che dovrebbe essere in uscita per quest'anno, che sembra essere un vero e proprio capolavoro, quindi non vedo l'ora di vederlo, di averlo tra le mani. Qui possiamo vedere già le fattezze dell'elmo. Elmo che è riprodotto fedelmente per quanto riguarda la versione fumettistica di Magneto degli X-Men. Elmo ovviamente in plastica lucida, come possiamo vedere dai riflessi. E Headsculpt la faccia che sembra davvero ben fatta, ovviamente anch'esso in versione fumettistica. Per quanto riguarda il resto, vedo queste texture del tessuto del vestito di Magneto, della tuta, che sembrano molto simili a quelle che abbiamo visto anche in Wolverine, sembrano essere di un tessuto appunto elastico che va ad aderire al corpo di Magneto, che comunque è bello muscoloso, bello tonico. Qui ovviamente Ono Studio ci flexa tutte le novità di questo Magneto, ovvero finalmente ci doveva arrivare Ono Studio per fare una cosa del genere. Mantello con il fil di ferro, quindi completamente, almeno così sembra, regolabile, completamente personalizzabile, perché dovrebbe essere interamente, come vedete qui, rivestito appunto dal fil di ferro. Ottima cosa. Poi una cosa molto carina, tanto carina quanto fosse inutile, però è sempre un qualcosa in più, sembra che le mani abbiano appunto la calamita. Quindi è possibile, se avete qualche vite, qualcosa da conservare e non sapete dove metterla, datela pure al vostro magneto. Accessori con l'effetto magnetico, di magnetismo, che immagino quindi siano attaccabili alle mani tramite calamita. Non è specificato, ma lo do quasi per scontato, raga. Come possiamo vedere è un altro anti-grade, il che è molto confortante come cosa, perché significa che il prezzo sarà molto basso, sarà più basso delle solite 1.6 e delle solite Hot Toys, come abbiamo visto per esempio per Wolverine, in scala 1.6, alta qualità e l'uscita, attenzione, anche lui per quest'anno, quindi sono molto contento, ovviamente per noi sarà il 2025, ma dovrebbe essere rilasciato nell'ultima frazione del 2024 per quanto riguarda il mercato orientale. Andiamo a vedere qualche altra immagine. Come potete vedere c'è anche, come per Wolverine, la basetta che mi piace tantissimo, con quella sorta di sfondo con il fumetto, eccolo qui, che è intercambiabile, quindi qui ci danno una sorta, non è un fumetto, ma ci danno uno sfondo, sarà in carta, in cartone, con l'immagine del fumetto di Magneto. Correggetemi se sbaglio, ma dovrebbe essere la sua prima comparsa. Non lo so, scrivetemelo magari qui sotto nei commenti perché non sono molto ferrato su questa cosa. E come si può vedere, appunto, è possibile poi cambiarlo e possiamo metterci qualunque fumetto noi vogliamo. Magari inerente a Magneto sarebbe meglio. Qui vediamo qualche altra foto, qui ancora con l'effetto magnetico. Non vedo, attenzione, per cui vediamo tutte delle bellissime pose, ma non vedo uno stand per poterlo mettere in queste pose volanti, diciamo. Senza dubbio ci sarà, non lo so, lo do per scontato,
ma ho imparato a non fidarmi troppo, quindi molto belle queste pose, a me piace tantissimo Led Sculpt, ma un'altra cosa che mi fa storcere il naso, una cosa importantissima, secondo me, qui intanto lo vediamo con Wolverine, e una cosa importantissima, vi dicevo, è la mancanza, e sono sicuro che non ci sarà, di un secondo Head Sculpt. Quindi qui lo vediamo nella posa, diciamo, di combattimento con i denti digrignati, eccetera. Se volessi esporlo in una posa rilassata come questo, diciamo che l'espressione facciale non è proprio quella più adatta. Voi cosa ne dite? Andiamo a leggere qualche dettaglio. Come sempre, ho uno studio 02, magneto, 32 cm di altezza, 26 punti di snodo. Abbiamo, quindi, vediamo un po' se magari c'è qualcosa a livello di accessori, come sempre per uno studio poca roba, anche se su Wolverine c'è il secondo Head Sculpt, se non mi sbaglio. Abbiamo quindi il fil di ferro nel mantello, abbiamo un paio di pugni, oltre alle mani che abbiamo visto con la calamita. Ok, anche lì l'effetto magnetico sugli accessori. E basta, è lo stand con il fumettino. Uscita quarto del 2024. Quindi raga, niente di particolare, il prezzo sarà più basso, ma ricordiamoci che non è che offrano chissà quanta roba. Ok? Poi, una cosa molto importante, sapete che questo video sarà un po' breve perché è l'unica novità di questa settimana, purtroppo per quanto mi riguarda. Volevo fare una riflessione perché la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho visto questo magneto è stata: ma è identico, quasi, è uguale, guardate ad esempio in questa espressione, è uguale a quello presentato appunto da Presentoys, scusate il gioco di parole, ormai un po' di tempo fa. Eccomi qui infatti sul colosso dei nerd, come al solito, SP72. Guardiamo anche il prezzo, che secondo me sarà questo circa il prezzo di questo qui di Ono Studio, perché ho visto già su Sideshow è di all'incirca 165 dollari, se non mi sbaglio, 165 euro, non ricordo. Invece, contro i 151 di Wolverine, quindi qui in Italia ovviamente si aggirerà. All'inizio Wolverine stava intorno ai 210, poi ovviamente il preordine è salito a 230. Infatti, ragazzi, piccola parentesi, l'importanza del preordine, quanto è importante, soprattutto in questo ambito, dalle 1 a 6, quanto è importante preordinare le figure. Tantissimo. Se volete posso fare un video dedicato proprio a questa cosa, a questo argomento, in cui vi spiego un po' di dettagli, un po' di cose, raga, ma è veramente molto importante preordinare. Se non volete pagarle uno sfondo, oppure comprarle dopo la data di uscita, se le trovate, pagandole un botto su eBay. Guardate ad esempio il Gandalf di Inart, guardate tante altre cose, raga, è molto importante preordinare. Quindi se siete appassionati, se siete interessati a una doll, cercate di preordinarla il prima possibile. Questo è un mio consiglio. Io ovviamente non ci guadagno niente, è solo a scopo collezionistico, a scopo ludico. Vi stavo dicendo, guardate appunto questo magneto che Presentoys non ha la licenza, per carità, contro invece l'Ono Studio che ha la licenza, ma guardate le fattezze di questo magneto. Cioè, guardate l'Head Sculpt, Presentoys, Ono Studio. Presentoys, Ono Studio. È praticamente, non posso dire uguale, ma è molto simile. E in più, Presentoys ci dà anche questo fantastico, secondo me, Head Sculpt, che è in più, appunto. Questo senza elmo, che secondo me è fighissimo, sempre con le fattezze del magneto dei fumetti. Qui, vedete, lo chiama Mutant Man, perché appunto è senza licenza, ma è fighissimo. Cioè, nulla da dire, basetta regolare con la X di X-Men, più paia di mani, più accessori, doppio head sculpt e il prezzo è sempre 230, che secondo me
sarà quello a cui si aggirerà il magneto di uno studio. In più, se volete, per quanto riguarda Present Toys, però è 360, scusate, quindi cominciamo a salire un po' più di prezzo, c'è anche la versione deluxe dello stesso magneto che, come vedete, ha gli stessi accessori, c'è però il trono che è fighissimo, il trono di magneto. Vale 100 euro in più? Questo non lo so, ma comunque è un gran bell'oggetto. Quindi non so se qui in questo caso sono anche in questo caso sono con l'effetto magnetico, forse no, le mani, però ecco, questo per farvi riflettere sul fatto che comunque questo magnete, per quanto figo, fighissimo, e anzi è già preordinato per quanto mi riguarda. Però, ecco, un dubbio serio ce l'ho su Present Toys, perché alla fine, raga, è la stessa figure, senza licenza, per carità, ma il prezzo, almeno della standard, più o meno sarà quello. E quindi un head sculpt, magari uno studio poteva anche mettercelo, perché se tu mi metti a 150 dollari per quanto riguarda il mercato asiatico, 150 euro, quello che è, Wolverine con l'head sculpt, il body in silicone, almeno quantomeno le braccia e tutto, e me lo metti a 150, mi metti a 160 un magneto che non ha accessori, non ha niente, cosa mi stai facendo pagare? Le due calamite sulle mani? Non lo so, sono riflessioni mie, comunque resta comunque un bellissimo pezzo che vi ripeto, io preordinerò, ma secondo me si poteva fare qualcosa di meglio e spero in un Thor veramente di qualità che sto aspettando, ma penso che ci vorrà ancora un altro bel pochino perché se adesso hanno fatto vedere Magneto, non credo che sarà la settimana prossima, a meno che non impazzisce uno studio. Parte finale del video, ragazzi, come sempre una rapida carrellata sul Colosso dei Nerd per vedere le ultime novità, se ci siamo persi qualcosa. Eravamo rimasti a Pennywise, che ancora sono indeciso se prendere o meno, a 3,45. Eccoli qui finalmente i preordini di Atreides, di Paul Atreides, che come vi dicevo erano 4,19 per la standard, 5,29 per la deluxe. Poi abbiamo queste stupende action figures della NECA per quanto riguarda Mamma ho perso l'aereo. Questo a 199 Fishbone Toys, che non conosco ragazzi, chiedo scusa, del professore. E poi i nuovi effetti di Sage Figures per quanto riguarda le figure di Goku, la Kamehameha. 3-0 ha droppato il preordine finalmente di G-Mopper, tratto da Stranger Things, questa è la versione della stagione 1 di Jim, molto bella questa linea, questa wave di Stranger Things da parte di 3-0. E poi due pezzi forti secondo me che sono il Sideshow che ha rilasciato il preordine di questo Han Solo nella carbonite, che mi fa tanta tanta gola, ma il prezzo a mio parere è troppo alto, proprio quello di Sideshow. Non lo so, cioè, mi fai pagare una doll, il prezzo di una doll normale praticamente per una roba del genere che è fighissima, c'ha anche la funzione LED e tutto quanto, ma non è una doll. Quindi ecco, avrei gradito un prezzo un po' più basso. E poi sempre TriZero che rilascia il preordine di questa armatura della Nuka Cola di Fallout, che è davvero anche questo un capolavoro. Dovrebbe essere, ogni pezzo di questa armatura dovrebbe essere interamente magnetico, quindi rende il tutto, ogni pezzo intercambiabile anche con altre armature della TriZero che ci sono ovviamente. È molto figo, però una piccola pecca è il fatto che non dovrebbe essere, come vedete, ecco qui tutti i pezzi che possono essere semplicemente con dei magneti attaccati allo scheletro principale. E non dovrebbe essere in diecast, ma in plastica. Piccola pecca, però è tutto sommato è un pezzo veramente bello, bello, bello. Bene, ragazzi, quindi con queste novità e con magneto di uno studio è tutto. Fatemi sapere sempre qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se vi ordinerete questo magneto, se vi ha fatto invece più gola quello di Present Toys.
oppure se non prenderete nulla. E fatemi sapere cosa pensate appunto di tutta questa vicenda, cosa vi aspettate dalla settimana prossima e importante la cosa del video sul preordine. Se volete che faccia un video dedicato in cui vi spiego un po' di cosine e vi dico quali sono i pro e i contro di preordinare le doll per tempo, fatemelo sapere perché farò un video dedicato. Detto questo, ragazzi, i prossimi appuntamenti saranno giovedì con l'ennesimo unboxing, martedì non so se uscirà un video, vediamo, perché sapete che il martedì è un po' la mia giornata bonus, in cui se ho qualcosa esce, se no, no. E ci vediamo come sempre al prossimo video, ragazzi, ancora buona domenica e ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi!